Continuiamo con la dottoressa Cinzia Russo per le terapie enzimatiche ad ASIE. Sì, buongiorno. Io vi parlerò di una classe di malattie che vengono chiamate con il nome di malattie da accumulo lisosomiale, che sono una forma, come diceva precedentemente il professore Filla, sebbene rara, con cui si può manifestare proprio la atassia cerebellare. Vengono chiamate malattie da accumulo lisosomiale proprio perché la causa di queste malattie è un accumulo di sostanza all'interno di questi organelli presenti nelle cellule del nostro corpo, che sono i lisosomi. I lisosomi sono delle piccole cellule presenti appunto nel nostro, dei piccoli organelli presenti nelle cellule del nostro corpo, che hanno il compito di degradare il materiale di scarto delle nostre cellule, che agiscono attraverso due vie: una via secretoria, ovvero sintetizzati all'interno delle cellule vanno a accappattare il materiale di scarto presente all'interno delle cellule stesso, lo degradano al loro interno per poi espellerlo all'esterno delle cellule, oppure attraverso una via endocitica, ovvero il materiale di scarto penetra dall'esterno delle cellule all'interno, inglobato attraverso la membrana che riveste le cellule, quindi all'interno degli endosomi, che si vanno poi a fondere con i lisosomi, all'interno dei quali vengono poi degradati. Ma i lisosomi come agiscono per degradare queste sostanze di scarto? Al loro interno sono presenti degli enzimi, enzimi che vengono chiamati con il nome di idrolasi acide. Grazie proprio alla presenza di questi enzimi all'interno dei lisosomi, queste sostanze possono essere degradate. Sono sostanze di natura proteica, di natura glicidica, insomma, che vengono quindi degradate al loro interno. Le malattie che vengono definite come malattie d'accumulo lisosomiale oggi conosciute sono circa 50. Ciascuna di queste è dovuta al deficit di alcuni di questi enzimi presenti all'interno degli isosomi. Ovviamente il problema è che il deficit genetico che è alla base di queste malattie porta al mancato funzionamento o al ridotto funzionamento degli enzimi presenti all'interno degli isosomi, che così non possono più svolgere le loro funzioni. Quindi le sostanze che normalmente questi enzimi andrebbero a degradare non possono essere più eliminate dalla cellula, tendono ad accumularsi all'interno della cellula stessa, provocano quello che noi chiamiamo uno stress alla cellula, che poi ovviamente culmina con la morte della cellula stessa e quindi il danno dell'organo di cui la cellula ovviamente fa parte. La classificazione delle malattie d'accumulo lisosomiale è molto complessa e si basa sostanzialmente sulla base della sostanza che viene accumulata, e quindi a seconda se stiamo parlando di materiale proteico, lipidico, glucidico, si riconoscono malattie glicosfingolipidosi, mucopolisaccaridosi, glicoproteinosi oppure glicolipidosi. In generale sono comunque delle patologie rare, cioè l'incidenza è di circa 1 su 100.000 persone, quindi comunque delle forme molto rare di malattia, che si presentano nella maggior parte dei casi nei primi mesi di vita, quindi sono delle malattie possiamo considerare neonatali o infantili nella maggior parte dei casi. Sono ovviamente delle malattie che sono rapidamente progressive e che limitano notevolmente la durata della vita dei bambini, che molto spesso muoiono già nei primi anni di vita. Ci sono però delle forme di malattie d'accumulo lisosomiale che si presentano nell'età adolescenziale ed anche nell'età adulta e che si possono presentare come manifestazione clinica di tipo neurologico, soprattutto con un interessamento del cervelletto e quindi sotto forma di atassia cerebellare. Tra le malattie d'accumulo lisosomiale, quelle che si presentano prevalentemente in questo modo sono la malattia di Gaucher e la malattia di Niemann-Pick di tipo C, che sono quelle sulle quali focalizzerò la mia attenzione. La malattia di Gaucher è dovuta ad una mutazione di un gene presente sul cromosoma 1 che porta ad un deficit enzimatico, cioè la beta-glucocerebrosidasi, uno di quegli enzimi di cui parlavo e che sono presenti all'interno degli isosomi. La mancata funzione di questo enzima porta all'accumulo di questa sostanza, il glucosilceramide, all'interno di alcuni organi che sono quelli poi nei quali si presentano prevalentemente le manifestazioni cliniche della malattia, cioè il fegato, la milza, il midollo osseo, i polmoni e il sistema nervoso. È una malattia autosomica recessiva, l'incidenza è di 1 su 60.000, quindi una malattia sicuramente rara, e tra le varie forme di malattia di Gaucher, il Gaucher di tipo 3 è quello che si presenta prevalentemente in età adulta, quindi intorno ai 30 anni, si può presentare con un ingrossamento del fegato e della milza, con anemia, con una riduzione del numero delle piastrine, con disturbi, con un ritardo psicomotorio alla nascita e con una serie di segni e sintomi cerebellari, tra cui la atassia cerebellare sembra essere uno dei segni prominenti di malattia.
Altra malattia è la malattia di Niemann-Pick di tipo C. Nella forma in età adulta è dovuta ad una mutazione prevalentemente a carico del cromosoma 14 che provoca il deficit enzimatico di sfingomielinasi acida. In questo caso l'accumulo della sostanza è il colesterolo. Il colesterolo si accumula all'interno del fegato, all'interno della milza e a livello del sistema nervoso centrale e questo determina l'insorgenza della sintomatologia che si può presentare sia nel periodo perinatale, infantile, giovanile o adulta. È una malattia che generalmente quando si presenta più precocemente tende a portare a morte nell'arco dei primi mesi di vita o comunque nei primi anni di vita. Una forma invece più lieve clinicamente è quella con esordio in età adulta. Che è una malattia che si presenta prevalentemente con disturbi di tipo psichiatrico, disturbi di tipo neurologico, in particolar modo con disturbi dei movimenti oculari, con epilessia, ma anche con atassia cerebellare e con epatosplenomegalia, quindi ingrossamento del fegato e della milza. L'esordio è abbastanza variabile, si può presentare età adulta, si intende generalmente un esordio al di sopra dei 16-18 anni, ma ci sono stati dei casi che hanno avuto anche un esordio intorno ai 50 anni. Possono esordire sia con sintomi psichiatrici, cognitivi, ma anche con atassia cerebellare. Generalmente nell'arco di una decina d'anni il quadro clinico tende a manifestarsi nel suo complesso. È una malattia, tutte le malattie lisosomiali in genere possono essere approcciate con una serie di terapie che sono attualmente in fase di sperimentazione oppure alcune di queste, sicuramente quelle che si stanno mostrando più promettenti, sono state messe in commercio da poco oppure stanno per essere in commercio. Tra di queste le più importanti sono la terapia enzimatica sostitutiva che viene utilizzata oggi quasi per tutte le malattie lisosomiali e che ha proprio la funzione di andare ad iniettare per via endovenosa un prodotto che viene ovviamente prodotto in laboratorio dell'enzima che manca all'interno della malattia. Quindi, siccome sono state molto studiate queste malattie, essendo stati individuati tutti i geni e tutti gli enzimi mancanti alla base di ciascuna di queste malattie, è possibile oggi andarlo a sintetizzare in laboratorio, iniettarlo nel paziente e quindi andare a dare proprio ciò che manca all'interno degli isosomi dei pazienti stessi. Altro approccio terapeutico è invece la terapia di riduzione del substrato, cioè non si va ad agire sull'enzima mancante, ma essendo l'enzima incapace di andare a degradare la sostanza per la quale questo è specifico, si va a ridurre a monte la produzione di questa sostanza, in modo tale che essendo minore la quantità di sostanza su cui l'enzima deve agire, si potrebbe avere un miglioramento nelle manifestazioni, sia nell'età di esordio che nella progressione della malattia. Entrambi questi tipi di terapie sono stati valutati, come dicevo, in quasi tutte le malattie lisosomiali e nel caso delle patologie di cui sto parlando, i risultati del trattamento con queste malattie, sia nella malattia di Gaucher che nella malattia di Niemann-Pick, ha dato sicuramente dei buoni risultati. Buoni per quanto riguarda la terapia enzimatica sostitutiva, che ha mostrato una notevole efficacia per quanto riguarda i sintomi sia non neurologici ma anche neurologici, ma soprattutto la terapia di riduzione del substrato, il miglustat lactelion, si è dimostrato efficace, soprattutto nella malattia di Niemann-Pick, nell'andare a ridurre la sintomatologia multisistemica che molto spesso si associa a queste patologie, ma anche una notevole riduzione nella progressione dei sintomi neurologici e nella gravità con i quali i sintomi neurologici si presentano in queste persone. Quindi sicuramente risultati molto promettenti. Sta partendo presso il nostro centro un protocollo di studio, è uno screening di popolazione su pazienti con atassia cerebellare per individuare quelli che sono i casi all'interno di questa popolazione di malattia di Niemann-Pick di tipo C, essendo proprio la forma di malattia lisosomiale che si presenta più frequentemente con esordio in età adolescenziale adulta che la nostra popolazione di pazienti e che si può presentare con atassia cerebellare. Il nostro scopo è quello di esaminare 40 pazienti che ovviamente non hanno già una diagnosi molecolare di atassia di Friedreich e per i quali sono state già escluse le forme più comuni di atassia di cui parlava precedentemente il professore Filla ed andare quindi ad individuare quelli che sono eventuali segni e sintomi tipici della malattia di Niemann-Pick. Quindi esclusa la diagnosi di malattia di Friedreich e la diagnosi di altre forme di atassia più frequente, questi pazienti verranno sottoposti ad ecografia di fegato e milza,
visite psichiatriche, test neuropsicologici, ovviamente indagini di laboratorio più specifiche e esami obiettivi neurologici più specifici per andare ad individuare quelle che sono le caratteristiche cliniche tipiche della malattia. Per tutti coloro che presenteranno delle caratteristiche che sono indicative di malattia di Niemann-Pick verranno successivamente, in una fase successiva, sottoposti al Philippine Staining, che è il test specifico per fare diagnosi di malattia di Niemann-Pick, cioè andare ad individuare all'interno dei fibroblasti dei pazienti il deficit di attività enzimatica dell'enzima proprio deficitario in questa malattia. Per coloro che risulteranno positivi e quindi si può fare diagnosi di malattia di Niemann-Pick, verranno successivamente sottoposti all'analisi genetica che confermerà la mutazione del gene che causa la malattia. Ovviamente la nostra speranza è quella di poter dare ai pazienti che soffrono di ataxia cerebellare e per i quali non è stata ancora fatta diagnosi il nome a questa sindrome di cui soffrono, e ovviamente la possibilità di poterli sottoporre ad un trattamento che attualmente si sta dimostrando sicuramente molto efficace e molto promettente. Grazie.